Oh, buongiorno Vale. Buongiorno, buongiorno carissimo Mauro, tutto bene? Guarda, benissimo, in questa splendida giornata primaverile, mancano pochi giorni a Natale, il budget sta correndo, come sappiamo, e quindi tutto bene, tu? Tutto bene, stamattina riprendiamo 7, la rubrica di palestra d'impresa e riprendiamo questa rubrica con un tema, tra l'altro, veniamo dal primo maggio che è la festa dei Salutiamo lavoratori. Giovanna che è Ciao già Giovanna. nostra, eccola lì. Ciao Ciao Giovanna. Giovanna, la festa dei lavoratori, festa del lavoro e stamani appunto di lavoro parleremo. Parleremo proprio dell'incontro tra la domanda e l'offerta, tra chi cerca e chi offre lavoro, con un'esperta proprio che ci racconterà Abbiamo un di questo. ospitone oggi. Abbiamo un grande ospite molto importante e autorevole, Alessia Scarpa, Sales Innovation Director dell'azienda, dell'agenzia di lavoro Risorse SPA, che ovviamente poi lei ci racconterà in modo diffuso. Volevo semplicemente ricordare per chi non conoscesse la rubrica 7, è questo format di palestra di impresa dove abbiamo proprio la possibilità di fare 7 domande a un imprenditore, a un esperto di settore e quindi riuscire poi da queste 7 domande ad avere un quadro generale di un argomento specifico. Ok, quindi 50 minuti, un'oretta di chiacchierata come sempre e abbiamo la buona in incognito, la Nicoletta Cattagni che è in incognito perché parte in causa di questa chiacchierata che ci saluta. Introduciamo Alessia, che dici? Assolutamente sì, prego. Ok. Benvenuta Alessia, buongiorno. Benvenuta. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno Alessia. Avremo un po' di domande, abbiamo un po' di chiacchierate da fare, quindi interagiremo col pubblico se ha voglia di farci domande libere. Io direi di partire subito, ma prima dici chi sei. Bene, allora io mi occupo di sales e di innovazione all'interno di Risorse SPA, quindi dirigo tutto il processo commerciale e tutta la parte appunto che riguarda i processi di innovazione che stiamo mettendo in campo a Risorse. Ma innanzitutto chi è Risorse? Risorse è un'agenzia per il lavoro che ha una lunga storia, siamo nati nel 1998 e portiamo avanti da allora le due attività core della nostra società che sono la somministrazione di personale e la ricerca e la selezione di personale. Che cosa vuol dire somministrazione di personale? Perché è un termine che ormai conoscono quasi tutti, però mi piace sempre ricordarlo e tradurlo anche in maniera molto semplice, perché è un termine di quei termini in italiano che lasciano pensare sempre tante cose. Non è altro che la possibilità da parte delle aziende di avere in maniera flessibile del personale che è assunto dall'agenzia, con la stessa parità di trattamento che avrebbe un dipendente dell'azienda cliente se lo assumesse direttamente. Quindi Risorse, come dicevo, ha una lunga storia, ad oggi è una società che nel 2021 ha prodotto circa 86 milioni di fatturato, ha all'attivo oltre diciamo 6.700 lavoratori in somministrazione a cui sono stati fatti contratti nei più disparati ambiti, dalla metalmeccanica alla plastica, alla logistica, al farmaceutico, all'alimentare, insomma andiamo a toccare tutti i settori volutamente, quindi diversifichiamo fornendo personale alle aziende che appartengono ai diversi settori merceologici. Circa 1.000 lavoratori sono assunti a tempo indeterminato da parte dell'agenzia. Questo è un altro tema molto interessante che magari non tutti conoscono, ovvero in somministrazione si possono avere persone sia per dei periodi di tempo limitati, ma anche a tempo indeterminato, ovvero l'agenzia assume il lavoratore a tempo indeterminato e
lo fornisce poi all'azienda cliente con un contratto commerciale che può essere sia a tempo indeterminato oppure con una durata prefissata che tipicamente è all'incirca di 3 anni, diciamo. Quindi questo rappresenta anche un grande vantaggio per l'azienda utilizzatrice perché ha la possibilità di non aumentare il numero dei dipendenti, quindi soprattutto magari per le piccole e medie aziende questo diventa un tema particolarmente interessante perché non si vuole superare un certo numero di dipendenti e il dipendente è in capo all'agenzia in toto. Ok, c'è Giovanna che ci chiede in che parte d'Italia operate. Mi sembra in tutta Italia voi operate più o meno, Sì, no? noi operiamo in tutta Italia, abbiamo concentrato le nostre filiali territoriali nel nord e centro Italia, però devo dire che oggi con la tematica del digitale riusciamo ad operare veramente ovunque, anche perché dopo il Covid la maggior parte dei colloqui di selezione ormai si svolgono in digitale. E quindi anche persone che magari appartengono non necessariamente ai territori del nord e centro Italia, dove c'è la maggiore concentrazione di aziende, se qualche persona magari del sud vuole venire a lavorare anche nei territori dove noi siamo presenti, semplicemente anche con un colloquio a distanza può mettersi in contatto con i nostri selezionatori delle varie filiali e valutare anche delle opportunità di lavoro che possono prevedere uno spostamento e quindi magari un cambiamento di vita. Bene, allora partiamo con le domande perché sono già passati 7 minuti e se no non arriviamo alla fine. Stiamo stringati nelle risposte, se no non riusciamo a farti tutte le Va domande. bene, va bene. Voi Ok. interrompetemi allora perché io sono una No, chiacchierona. non è bello interrompere, no? Però diciamo che io sono il disturbatore del gruppo, in buona Ok. sostanza. Ok, va bene, va bene. E, allora incominciamo e a questo punto, Vale, fai tu la prima domanda ad Sì, Alessia. faccio io la prima domanda ad Alessia, che è la seguente. Quali sono le modalità o gli strumenti più utilizzati dai candidati per cercare lavoro? Quindi lato candidato siamo. Certo, allora, lato candidato, oggi gli strumenti più utilizzati sono, guarda caso, quelli digitali, ovvero tutti i portali per la ricerca del lavoro che si trovano sul web. Lo strumento in assoluto più utilizzato è quello di Indeed, che è questo grande portale dove la persona ha accesso, iscrive sostanzialmente all'interno del portale e va a vedere quelle che sono le opportunità di lavoro. La nostra società, come la maggior parte di tutte le agenzie per il lavoro, pubblicano annunci su Indeed. Insieme a Indeed, poi altri portali sono InfoJob, Monster e poi a cascata a livello locale si trovano anche portali gratuiti come possono essere subito.it e così via, però sicuramente più autorevoli direi Indeed e InfoJob. E poi le persone possono anche collegarsi ai siti delle singole APL, quindi ad esempio se uno si collega sul sito di risorse.it ha modo di andare a vedere quali sono gli annunci distribuiti proprio per zona geografica e anche per professionalità, quindi ci sono delle chiavi di ricerca per cui stai cercando lavoro, vuoi vedere quali sono le opportunità di lavoro che sono aperte in una certa zona per la tua professionalità, non lo so, supponiamo addetto alla manutenzione di impianti elettrici mi viene piuttosto che voglio vedere se ci sono delle posizioni aperte per fare il project manager. Vado sul sito, verifico in maniera molto semplice, quindi ci sono dei menu, bisogna chiaramente registrarsi, dare il consenso all'utilizzo dei propri dati e ci si registra, si va a vedere e ci si può candidare anche in maniera molto immediata attraverso il sito. Ok, tra l'altro c'è Raccomando. Nicoletta che ci dice che chiaramente voi potete anche servire le aziende del sud, quindi sia siete duali, per cui sia candidati che dal sud vogliono andare al nord, sia candidati che dal nord Certo. vogliono rientrare al sud. Bene, Diciamo che bene, bene. la situazione un po' più comune in questo momento sono magari i candidati del sud che vogliono venire a lavorare al nord, però certamente
magari c'è qualcuno che invece si vuole trasferire e vuole andare a lavorare al Noi sud, perché no? abbiamo diverse aziende, Alessia, nostri clienti del sud, belle aziende che quando mettono gli annunci hanno parecchi candidati che magari sono usciti per studiare, che vogliono rientrare, no? E quindi rientrano, sfruttando questa opportunità. Quindi Certo. Sì, bene. poi a questo oggi si aggiunge anche l'opportunità dello smart working e quindi ci sono tante persone anche che valutano magari di fare dei periodi in alcune zone e portare avanti la propria attività anche in questo modo. Ok, la Una seconda domanda domanda, era. scusami Mauro, Prego. volevo, prima che facessi la seconda domanda, volevo semplicemente avere una chiarezza la modalità per candidarsi. Praticamente stai dicendo che sia si faccia in maniera privata su Indeed, InfoJobs, sia attraverso un'agenzia di lavoro, la metodologia è la stessa, vale a dire si tratta di entrare in questi portali, verificare se ci sono delle proposte di lavoro allineate alla propria figura professionale o lasciare la propria candidatura. Ho capito giusto? Certo, puoi anche caricare direttamente attraverso questi portali il tuo curriculum vitae, okay? Sia sui Perfetto. portali, sia sul sito e così via. Questa è la modalità più diffusa. Poi ciò non toglie che se una persona invece, soprattutto nell'ultimo periodo, quando è stato riaperto il rapporto con il pubblico, ha invece voglia di passare direttamente anche presso uno dei nostri uffici, può passare dall'ufficio, le nostre porte sono comunque sempre aperte, bisogna prendere un appuntamento e si può fissare invece un appuntamento con uno dei nostri selezionatori per fare un colloquio direttamente presso i nostri uffici. Sono partita dal web perché oggi sicuramente la Certo, modalità più utilizzata e più veloce certo. è questa, no? Quindi, prego. A questo proposito, no, visto che ci sono stati tanti cambiamenti e ci saranno sempre più cambiamenti, il mercato del lavoro sta cambiando in maniera velocissima, no? Per la tua esperienza, in estrema sintesi, quali sono oggi le professioni più richieste dalle imprese, in linea di massima? Allora, certo, io le dividerei in due target, professioni a media qualifica e professioni invece a qualifica più alta. Tra l'altro sono dei dati che sono stati prodotti proprio in questo ultimo mese di aprile dalla nostra associazione, Assolavoro, che è l'associazione che raggruppa la maggior parte delle APL presenti sul territorio italiano. Quindi Spiega che se cos'è una partiamo, PL, Alessia, spiega che l'Agenzia cos'è. per il Lavoro. Agenzia Perfetto. per il lavoro. L'ho detto Benissimo. all'inizio, noi facciamo parte, siamo un'agenzia per il lavoro, l'acronimo di Agenzia per il Lavoro, col Benissimo. nome un po' lungo, è APL. Okay? Quindi Benissimo. quando parlo di APL parlo di noi. Assolavoro è questa grande associazione che raggruppa tutte le agenzie, la maggior parte delle agenzie che ci sono presenti sul territorio italiano. Poi c'è un'associazione più piccola, però diciamo chi dà le linee guida nel nostro settore è Assolavoro. I dati che sono stati pubblicati proprio, dicevo, nell'ultimo mese, confermano che sulle professioni a media qualifica, le figure tecniche sono le figure più ricercate, quindi tecnico elettromeccanico, tecnico meccatronico, progettista di impianti elettrici, responsabile del controllo di qualità, geometri di cantiere, tecnici, agenti commerciali, agenti immobiliari, e-commerce specialist, assistenza clienti, customer service, call e contact center, receptionist, contabili, addetti alla tesoreria, addetti all'ufficio gare e non dimentichiamoci i magazzinieri e le persone che hanno comunque delle competenze di logistica perché con l'incremento delle vendite online, lo vediamo un po' tutti, non so se pensiamo, noi siamo tutti di Pavia, se pensiamo intorno a Pavia, il pullulare degli impianti di logistica che abbiamo visto, chiaramente tutti questi impianti Amazon, ma non solo Amazon, tutte le società che lavorano anche per grandi società di logistica, hanno oggi grandissime ricerche aperte, noi stessi come Agenzia per il Lavoro
siamo subissati di richieste per addetti alla logistica. Se andiamo invece sulle professioni, diciamo a qualifica più alta, sicuramente tutto il comparto legato all'analisi dei dati oggi fa la parte del leone, quindi data analyst, data scientist, cyber security analyst, poi tutto il tema degli sviluppatori di software, chi conosce i linguaggi Java, C++, gli sviluppatori di programmi come Python, esperti di intelligenza artificiale, digital project manager, e qui mi ricollego a quello che dicevo prima dell'importanza della digitalizzazione dei processi, project engineer energetico, architetti, ingegneri edili, esperti contabili, in questo caso andiamo su persone che conoscono il bilancio, social media manager, content creator, export manager e anche legal consultant. Quindi vediamo che spaziamo, diciamo, sui settori più disparati. A me piace dire che questo è un momento storico che offre veramente tantissime opportunità di lavoro. E offre soprattutto anche nuove professioni che si stanno delineando. Quindi per i giovani è veramente un momento molto molto interessante per chi ha voglia anche di mettersi in gioco. Questo è un bel messaggio. L'importanza è veramente molto, secondo me, è un momento storico che si è creato anche, passatemi il termine, grazie al Covid, che comunque ha dato un'accelerata a tutta una serie di processi, se pensiamo appunto alla digitalizzazione che c'è stata, ma la stessa cosa che dicevo prima, no? Di come oggi le persone cercano lavoro. Oggi, dal profilo più alto al profilo più basso, noi lo vediamo, difficilmente le persone vengono davanti ai nostri uffici perché vogliono fare un colloquio di lavoro. Passano comunque prima dal web perché? Perché è più veloce e io ho già modo di vedere quali sono le opportunità. Però all'interno delle stesse aziende oggi si stanno aprendo delle opportunità molto più ampie perché in conseguenza a quello che è accaduto appunto durante la pandemia, per cui non so, pensiamo anche alle piccole aziende, ai canali di vendita nuovi che hanno dovuto portare in campo. E hanno sperimentato che nuovi canali di vendita, come tutto il tema dell'e-commerce, magari gli ha reso anche di più rispetto a canali di vendita che avevano messo in campo con reti di vendita, quindi anche con costi di un certo tipo. Una volta che un processo invece viene digitalizzato e funziona, magari io ho una brava persona che si occupa di marketing in senso lato, quindi che conosce i social, che è presente sui social, che disegna una campagna e mette in atto la vendita dei miei prodotti in maniera più semplice rispetto al passato, ma che prevede una competenza, come in questo caso una competenza di marketing, ad esempio, che sia legata all'utilizzo dei social che oggi attraversano la nostra vita, no? Anche noi oggi, questa mattina, ci ritroviamo qui a fare una chiacchierata su questi temi. Solo 3 anni fa avremmo dovuto metterci d'accordo con molto più tempo, decidere la location, trovarci, magari invitare delle persone. Non è detto che tutte le persone avrebbero avuto la possibilità di essere alle 8 del mattino a un certo posto. Cioè, ormai noi diamo per scontate tutta una serie di cose. Però se ci fermiamo un attimo e facciamo una riflessione, vediamo quanto anche questa nuova modalità di comunicare ci abbia semplificato molto i processi e li abbia resi anche molto più efficaci. Infatti, proprio per dare valore a quello che dici, noi per esempio non siamo un'agenzia per il lavoro, ma ci occupiamo di affiancare i nostri clienti nella selezione del personale, collaborando con delle agenzie anche, e ci accorgiamo che le competenze richieste dalle aziende sono diverse, no? È proprio rispetto al passato. Proprio per questo ti fa Valerio la nuova domanda proprio sulle competenze. Sì, in quanto proprio stiamo vedendo come l'offerta e la domanda di lavoro, cioè lì nell'agenzia di cui stai parlando, di cui sei rappresentante, siano proprio testimoni di un cambiamento epocale, di un cambiamento di
di richieste. Quindi la prossima domanda riguarda proprio un cambiamento, probabilmente anche qua, che sono quali sono le soft skills maggiormente ricercate e apprezzate dalle aziende oggi? Sì, allora appunto questo si ricollega perfettamente a quello che stavamo dicendo. Oggi le soft skills rivestono un'importanza sempre più fondamentale. In particolare le soft skills più richieste sono quelle che riguardano la capacità di adattamento, quindi sapersi adattare in maniera molto veloce ai cambiamenti del mercato. L'abbiamo visto, un mercato, soprattutto quello del lavoro, che nel giro di 2 anni ha avuto un time to market veramente velocissimo. Quindi dall'altra parte le persone che si inseriscono all'interno dei nuovi mondi del lavoro. Parlo di mondi perché non c'è più un unico mercato, ma sono dei mercati liquidi che si intersecano cliente, fornitore e candidato. Quindi la capacità di adattamento è una delle soft skills più importanti. Poi abbiamo l'empatia, quindi riuscire a relazionarsi bene con gli altri e capire anche il mio interlocutore, magari il mio collega, in che stato d'animo è per riuscire a relazionarmi al meglio, con lui. Riuscire a gestire bene lo stress, perché questa velocità di cambiamento comporta anche nei gruppi di lavoro molto spesso il fatto di dover, fare velocemente, svolgere velocemente delle attività e quindi non bisogna lasciarsi prendere troppo dallo stress e bisogna riuscire anche ad organizzare la propria giornata mantenendo un tempo lavoro che sia adeguato, quindi non bisogna bruciarsi, no? Il classico fenomeno del burnout, non so, pensiamo al nostro settore, oggi noi abbiamo tantissime richieste di lavoro, quindi le nostre persone addette alla ricerca e alla selezione del personale passano veramente ore e ore a contattare candidati per proporre delle offerte, per vedere se sono allineate a quello che stanno cercando, per dare delle opportunità anche di cambio, no? Di azienda, perché ci sono anche tante persone, soprattutto parliamo magari delle professioni di medio-alto contenuto, ci sono persone che magari hanno deciso di cambiare lavoro e quindi devono fare tutta una serie di valutazioni. Ecco, trascorrere completamente la giornata al telefono proponendo comunque attività chiaramente diventa pesante, quindi bisogna riuscire a prendersi degli spazi. Un'altra capacità Scusami, fondamentale è quella scusami se di. ti interrompo, scusami un attimo se ti interrompo, Alessia. Tu hai toccato appunto il tema del burnout, che è un tema abbastanza sensibile in questo momento, no? Dal tuo osservatorio, il Covid quanto ha impattato su questa tipologia di problematica? Ha impattato tanto perché appunto il mezzo digitale che ci consente di velocizzare i processi, dall'altra parte rischia a volte di farci lavorare senza sosta, perché io comunque in qualsiasi momento posso con una semplice call di Teams o non so, oggi stiamo usando StreamYard. Io prima di oggi non l'avevo mai utilizzato StreamYard, per cui ne parlavo con Valerio, gli ho chiesto due informazioni, poi sono una persona curiosa e quindi prima di questa call, domenica sera mi sono collegato e ho detto aspetta che vado a vedere un po' questo StreamYard, come funziona. E quindi mi sono ritrovata domenica sera, poi appunto sono curiosa, a entrare, guardare, così lunedì mattina quando mi sono collegata con Valerio funzionava già tutto, no? Sono un esperto. No, non un'esperta, però questo lo dico, no? È un piccolo esempio perché ci ritroviamo comunque con i mezzi digitali a non avere più un tempo fisso di lavoro, quindi Tu stai bisogna essere. dicendo, è un po' la battuta che facciamo sempre io e Vale, no? Perché noi facciamo parte del nostro lavoro dai clienti in azienda con loro e parte dall'ufficio. E ogni tanto diciamo, meno male che stiamo andando dai clienti perché quando sei in un ufficio non stacchi mai, in realtà. È vero, che poi l'ufficio a volte è anche casa, no? Perché specialmente quando devi Certo. fare delle call così alla fine, magari se inizi anche presto al mattino diventa più semplice, non so, il mio ufficio ad esempio a Milano, io vivo a Pavia,
se devo fare delle call al mattino presto, mi fermo direttamente a casa, faccio le call e non vado in ufficio a Milano. Però condivido con voi, molto spesso diventa più rilassante andare dal cliente perché quando abbiamo queste giornate con call su call su call, alla fine è in alcuni casi un po' troppo. Quindi bisogna essere capaci, soprattutto, questo lo dico ai giovani, perché magari noi che abbiamo una certa età riusciamo comunque a distribuirci il nostro tempo in maniera un po' più adeguata. I giovani invece devono imparare, no? Quindi devono capire quando mettere delle pause per non Certo. sovraccaricarsi troppo. E anche E rimanere poi l'ultimo. focalizzati, perché uno dei punti di queste innumerevoli call che si possono succedere durante la giornata è proprio riuscire a rimanere focalizzati, a differenza dell'andare da un cliente in cui il tema e l'argomento è quello e quindi lo si porta avanti per più ore, tutta la giornata. Il fatto di spezzettare invece, op, mi sa che ha avuto un problema. Si è disconnessa. Vabbè, intanto vai avanti con la domanda, Vale, cioè con la considerazione mentre La aspettiamo. considerazione è appunto quella, cioè sicuramente la facilità di impiego di questi mezzi ha facilitato tantissimo la vita, però il rischio è quella che vada a fagocitarla sotto altri aspetti, proprio Assolutamente. perché il tema anche della focalizzazione viene un po' messa sotto minaccia nel momento stesso in cui abbiamo da toccare diversissimi punti, magari senza le giuste pause per assorbire la chiamata precedente, e si entra in una ruota del criceto, come a volte ci piace definirla, in cui è difficile poi uscire. Vediamo un Abbiamo attimo. due possibilità, Vale. O facciamo passare la pubblicità, o mentre aspettiamo che Alessia si ricolleghi, che evidentemente ha avuto un problema tecnico che mi auguro risolvi velocemente, andiamo avanti facendoci le stesse domande e iniziando a discutere noi, perché tanto sono temi comunque che trattiamo tutti i giorni in azienda. Che dici, Vale? Sì, direi di sì, intanto che Alessia risolve il problema tecnico. Eccola qua, è ritornata, quindi l'abbiamo risolto E velocemente. come dice un nostro amico, che è un nostro cliente, Alessia, che si chiama Franco Pellegrini, com'è che dice Vale? È il bello della diretta, È Alessia. bello della diretta. Sì, È bello della infatti, diretta. Ecco, questo tra l'altro è la cosa della call, no? Cioè che dici, esatto. ok, succede casino, po posso espellere, non è in questo caso, ovviamente non ti abbiamo espulsa, oppure sono stufo della call, mi sconnetto, ho un problema tecnico, no? Si E via. Va vede bene, dai, un paio di mesi. succede, succede. L'ultima soft skill che volevo dirvi, che non è da meno delle altre, è la capacità di ascolto, perché questa è fondamentale ed è fondamentale soprattutto quando parliamo di team allargati, dove ci ritroviamo magari dei giovani che sono entrati anche da poco all'interno dell'azienda, che si devono confrontare invece con persone di esperienza che già lavorano all'interno dell'azienda, perché oggi sempre più abbiamo questa congiunzione, no? Tra età diverse all'interno dei team e la capacità di ascolto reciproca, non solo del giovane verso la persona di esperienza, ma anche della persona di esperienza verso il giovane, perché l'apporto che oggi i giovani possono dare all'interno delle aziende è proprio un apporto molto fresco di idee che chiaramente devono poi essere canalizzate dalle persone di esperienza. Quindi la capacità di ascolto ritengo che sia una soft skills molto molto importante, non meno importante delle Condividiamo altre. anche noi, Alessia. Senti, te la faccio io la prossima domanda perché oltre alla domanda voglio fare una considerazione che ci sta particolarmente a cuore. La domanda è questa, no? Giovani e lavoro, come attrarli e valorizzarli in azienda? Facendo una premessa però, ci stiamo accorgendo noi dal nostro piccolo osservatorio, il tuo è certamente più grande, che il mito del posto fisso è finito, no? Quindi noi imprenditori siamo abituati, io della mia età ho 59 anni, sono nato con entri in un'azienda e esci quando vai in pensione, no? E oggi ci troviamo con diverse aziende che sono in difficoltà perché spesso inseriscono persone che dopo un anno, 2 anni, 3 anni cambiano, ok? Quindi trasferiscono competenze e poi i giovani, soprattutto i giovani, tendono a
cambiare lavoro. Una delle cose che diciamo noi è che bisogna essere in grado di attrarli e di mantenerli, ovviamente, però è cambiato proprio il tema. Le persone hanno necessità di muoversi. C'è una frase che io uso sempre con i miei clienti, no? Quindi la butto lì e poi dopo tu ci fai il ragionamento, che è di Richard Branson, che è il patron della Virgin, no? Dove lui dice: assumi le persone e addestrale per fare in modo che possano andare via, ma trattale in modo che non abbiano voglia di andare via, no? E quindi questa è, secondo me, una chiave di lettura che può essere interessante. Quindi dici tu cosa ne pensi di questo tema, giovani e lavoro. Beh, allora, intanto diciamo che adotto perfettamente la frase Interrompo, di... scusami Alessia, ti interrompo, porta pazienza, è bello della diretta. Sì? Pri poi riprendiamo questa domanda. C'è Sì? un ascoltatore che ti fa una domanda, no? Sì? Riferito a prima. Anche qui estrema sintesi e poi torniamo sulla domanda che ti abbiamo fatto. Qual è l'errore più comune che fanno i candidati? 30 secondi per rispondere. L'errore più comune forse è di non valutare bene ciò che c'è scritto sull'annuncio di ricerca del personale. Quindi cercare di essere focalizzati su quella che è la ricerca e vedere se si hanno le caratteristiche, perché è inutile che io mandi un curriculum o mi candidi su una ricerca dove si richiede magari un certo tipo di esperienza, io quell'esperienza lì non l'ho mai fatta, verrò sicuramente scartato. Quindi consiglio che do, leggere bene il contenuto dell'annuncio di ricerca. E soprattutto, ragazzi, parlo ai ragazzi, se nell'annuncio è richiesto l'inglese e tu hai scritto che sei un C di inglese, aspettati che l'annuncio te lo che il colloquio te lo facciano in inglese. Quindi potrebbe succedere che l'azienda te lo fa in inglese e se tu l'inglese non lo sai, hai un problema serio. Però mi permetto di dire attenzione anche all'italiano. Anche all'italiano, sì, E anche all'italiano. Esatto, bravo Vale, bravo. Dai, torniamo questa a te. osservazione di Valerio l'adotto perché ricordiamoci di scrivere, io dico, perché siccome siamo abituati a scrivere messaggi su messaggi su messaggi dove abbreviamo tutto, quando poi uno all'interno di un'azienda si ritrova a scrivere una mail, non può utilizzare il linguaggio del messaggio. Tipo codice Quindi è... fiscale, no? Esatto. Va bene, torniamo alla domanda quindi che ti abbiamo fatto prima. Per Sì, cui, dicevo, giovani e adotto. lavoro e questa tendenza a cambiare spesso, quindi le aziende si trovano spesso in difficoltà perché formano le persone e poi queste vanno via. Bisogna proprio cambiare il paradigma, bisogna cambiare il paradigma e quindi da un lato ci sono i giovani che vogliono fare più esperienze e questo secondo me è capibile. È capibile soprattutto in una prima fase perché il giovane per poter arricchire il proprio bagaglio professionale ha la necessità di fare esperienze in ambienti di lavoro diversi. Poi oggi appunto con questa facilità anche che c'è di accedere, perché ricordiamoci anche LinkedIn, non so, io prima LinkedIn non l'ho citato, però per le professioni medio-alte oggi si utilizza solo e esclusivamente LinkedIn, no? Per cambiare lavoro, ma è molto più facile oggi accedere a un cambio di lavoro, perché se io entro sui portali per vedere quali sono gli annunci e comunque mi registro su un sito, poi riceverò anche altri annunci successivamente che riguardano il mio tipo di professione per cui stavo cercando lavoro. Quindi è molto più semplice cambiare lavoro. Le persone hanno voglia di sperimentarsi in nuovi contesti lavorativi, dall'altra parte ci sono le aziende che invece vorrebbero trattenere. Allora, io credo che oggi più che mai le aziende debbano investire sicuramente in un sistema di offerta alle persone, ai candidati, che prevede per poterli tenere all'interno dell'azienda, che prevede proprio una prospettiva di crescita all'interno dell'azienda, che questo piano di crescita non deve essere fatto dopo 3 anni che ho inserito la persona all'interno dell'azienda, per cui magari la persona si è già guardata intorno perché non vedeva magari delle opportunità di crescita, che però c'erano in azienda, ma semplicemente l'azienda non le ha comunicate.
Quindi il tema della comunicazione verso i dipendenti è un tema fondamentale. Cioè, i dipendenti vanno coinvolti in tutto ciò che fa l'azienda. L'azienda deve parlare loro, raccontare che cosa sta facendo, quali sono le strategie che ha messo in campo, quali sono i piani di sviluppo per il futuro, in modo tale che le persone sappiano anche che stanno lavorando in un'azienda che ha dei piani di sviluppo. Perché se io non comunico mai nulla ai miei dipendenti, beh, ci sta anche che le persone si guardino in giro e cerchino altre opportunità. Dall'altra parte, le aziende poi devono anche essere consapevoli del fatto che formano delle persone. Le persone danno un apporto positivo nel momento in cui stanno in azienda e le persone che magari cambiano lavoro sono persone che hanno acquisito anche un certo tipo di competenza, ma la competenza che hanno messo a disposizione dell'azienda nel momento in cui hanno lavorato in quell'azienda è una competenza, è stata una competenza preziosa per l'azienda. Quindi non bisogna neanche focalizzarsi troppo oggi su persone che debbano rimanere con noi per tutta la vita, cioè anche le aziende Certo. devono diventare un po' più flessibili. Io stessa nei miei team mi è capitato di formare persone che dopo 3 anni, 2 anni e mezzo hanno cambiato attività perché sono andati a fare esperienze in altri settori. Se fino a 4-5 anni fa questa cosa, dico la verità, dava un po' fastidio anche a me, oggi non la vedo più così, perché mi concentro di più su quello che la persona è riuscita a darmi come apporto nel momento in cui ha lavorato nel mio team. È stato un apporto positivo, sì. Sono riuscita a formarla e a darle un'opportunità di crescita concreta, sì, perché poi magari è stata assunta questa persona da un'azienda diversa rispetto magari a una PL, è entrata in un'azienda di prodotto, sono entrati in aziende importanti. Beh, questo porta anche valore su chi ha formato quella persona. Quindi bisogna cambiare un po' il paradigma. Fatto salvo che bisogna essere consapevoli del fatto che oggi e nei prossimi anni le persone avranno delle possibilità di cambio del lavoro sempre più frequenti, perché questo è direttamente connesso alla modalità dei social e quindi al web, e il web ci accompagnerà per tutta la vita. Molto, molto bella il tuo punto di vista e la risposta che cui condividiamo in pieno, Alessia. Grazie. Davvero molto Vale. chiara. Ah, Molto ok. chiara e soprattutto hai parlato del tema che verrà trattato nella prossima domanda, nel senso parlavi di incentivi anche a livello di formazione, cioè non soltanto incentivi economici, ma proprio avere questo piano di crescita a livello professionale che un'azienda può proporre o offrire ai propri collaboratori. Quindi si parla anche in questa sede di formazione. Perché è importante continuare ad aggiornarsi anche dopo il percorso di studi? Una domanda che porrei proprio ai giovani e non solo. Anche ai meno giovani, Vale, perché sennò Diciamo che quando magari si esce dall'università, adesso lo dico per la poca esperienza che ho io con giovani universitari, visto che il mio ragazzino ha 13 anni, quindi ho altri problemi, è il fatto appunto che una volta giunti al termine dell'università si sappia già di partenza che non si smetterà mai di apprendere e di studiare. E ovviamente questo poi deve essere replicato anche a chi qualche esperienza in più ce l'ha. Però ecco, tornando alla domanda, perché continuare ad aggiornarsi anche dopo il percorso di studi? sì, allora i due temi, così incrocio entrambe le vostre esigenze, sono l'upskilling e il reskilling. Quindi upskilling per le persone sicuramente giovani che entrano in azienda, che finiscono un percorso universitario. Beh, se parliamo degli universitari, oggi sono i professori stessi universitari che ci chiedono, secondo noi, quali sono le materie su cui puntare. Perché sappiamo che un po' il limite delle nostre università è che ci sono professori illuminati che portano avanti i processi di cambiamento anche all'interno del percorso di studi, proponendo magari esperienze con aziende che portano in università dei workshop, delle modalità un po' innovative dove i ragazzi hanno la possibilità di mettersi anche in gioco. Ci sono altri percorsi di studi dove invece magari ci sono professori meno illuminati che portano avanti semplicemente un percorso tradizionale.
Oggi, venerdì, ad esempio, facevamo un intervento presso l'Università di Bologna e questo professore, che è un professore di economia internazionale, mi ha chiesto: ma secondo lei, quali sono le materie che oggi dovremmo approfondire in una facoltà come economia? Quali sono le tre direttive? E io ho detto: guardi, oggi non si può prescindere da conoscere il digitale, quindi tutte le attività di marketing digitale devono comunque far parte del percorso di studi di una persona che si orienta a un percorso di business, management, economia in generale, così via. L'altra linea è quella di dare ai ragazzi la possibilità di lavorare in team, perché come dicevo prima, il lavoro in team è una delle soft skills più richieste, quindi i ragazzi devono poter mettere in campo una progettualità, devono sviluppare dei progetti e possibilmente fare queste attività anche con le aziende, quindi creare sempre più un link università-mondo del lavoro, perché l'università oggi non può rimanere solo su dei percorsi tradizionali di studio. E la terza è mettere in campo dei corsi di pensiero sistemico. Questo perché? Perché il mercato, l'abbiamo detto, è molto fluido, è un mercato che cambia e nel giro di un anno ricambia nuovamente, magari con dei paradigmi ancora diversi. Quindi oggi più che mai per diventare un bravo manager bisogna riuscire a pensare fuori dagli schemi. Pensare fuori dagli schemi vuol dire mettere in atto dei percorsi di pensiero che vanno da A a B, ma poi vanno di nuovo da B a A. Quindi bisogna immaginare, bisogna essere creativi. E per poter sviluppare questa creatività, come dicevi tu prima, Valerio, non ci si può fermare. Non ci si può fermare, ma non vuol dire, io dico, non è lo studio tradizionale. Oggi con il web abbiamo questa fantastica opportunità che è accessibile a tutti di raccogliere informazioni, di raccogliere informazioni diverse, di approfondire un articolo. Cioè io oggi mi posso informare in tantissimi modi. Ma mi informerò solo se sono mosso da curiosità. Quindi io, ad esempio, una caratteristica che richiedo sempre alle persone che vengono a lavorare nei miei team di marketing o commerciali, io voglio delle persone curiose. Voglio delle Benissimo. persone curiose, perché se non sei curioso, oggi veramente rischi di avere delle grosse difficoltà, soprattutto quando devi andare a governare dei processi su cui poi altri dovranno portare avanti tutta una serie di lavori. Possiamo Quindi dire per i che ragazzi. sia una delle soft skills più importanti, la curiosità. Sì, io guarda, sulla curiosità non prescindo. E poi dietro la curiosità arriva anche la creatività, no? Perché se si è curiosi bisogna un po' sognare. Come si sogna, come il sogno fa parte della vita, la stessa logica va applicata anche nei processi aziendali. Perché se tu non sogni mai e non immagini quello che potrebbe essere il tuo mercato da qui con una prospettiva, oggi le prospettive non sono più da qui a 10 anni, oggi sono da qui a 3 anni. Noi Certo. adesso stiamo facendo, ad esempio, grande ricerca e formeremo tutto il nostro team HR sul tema delle community, perché il social recruiting che oggi passa attraverso appunto i canali di cui parlavamo prima, si sta avvicinando anche a tutto un tema di community, per cui noi ci ritroveremo tra, credo, un anno a andare a ricercare le persone all'interno delle community di cui fanno parte perché sono lì perché hanno un interesse. La Certo. community di chi segue un certo sport, la community di chi fa certi giochi con la PlayStation e quindi si andrà a ricercare il personale attraverso gli interessi. Qui si aprirebbe, se avessimo ancora tempo, un altro tema molto interessante perché sempre più chi si occupa di ricerca e selezione dovrà porre attenzione per il domani ai valori delle persone,
perché il sistema valoriale oggi lo si porta molto all'interno del mondo del lavoro, quindi i valori e gli interessi. E questo La... è molto, quello che stai dicendo è molto, molto profondo e molto bello, eh? Quindi bello, bella considerazione, ci piace. Buono Alessia. Bene. E ci E introduce l'altro la. tema invece è reskilling per le persone che invece sono all'interno dell'azienda da più tempo e qui la facciamo veloce, con un mercato che è cambiato così tanto, con i processi aziendali delle aziende che si sono modificati, chi è già in azienda deve avere la capacità di mettersi in gioco aderendo a programmi comunque di formazione che le aziende sicuramente devono mettere in campo se vogliono elevare le competenze delle proprie persone e se vogliono essere poi produttive, perché l'azienda deve avere l'occhio sul business, il business è tanto più efficace quanto più ho dei dipendenti che sono soddisfatti del lavoro che fanno. E anche qui però il dipendente che è in azienda da molti anni non è salvo dal dover essere curioso per quel che mi riguarda. Quindi l'azienda dà stimoli, dall'altra parte però ognuno di noi deve metterci un po' di sé nella volontà di formarsi e nella volontà di proseguire il proprio percorso di apprendimento. Perché in un mercato come quello di oggi è fondamentale. Ma pensiamo anche, adesso io sto parlando di processi di selezione perché mi occupo di quello, no? Nel mio mondo, il mio mondo di risorse umane, ma se pensiamo anche a come è cambiato, non so, tutto il tema della manutenzione, no? I manutentori, se oggi non hanno, e magari ci sono dei bravissimi manutentori che hanno 50 anni, 55 anni, ma quei bravissimi manutentori che hanno quell'età, sono persone che si sono digitalizzate, che sanno usare un iPad, perché oggi no, le manutenzioni, se tu non sei in grado di utilizzare uno strumento come un iPad, sono pochi gli impianti dove le manutenzioni sono solo fisiche. Devi unire la parte fisica alla parte digitale. Quindi quello che stiamo dicendo vale anche proprio sulle professioni più tecnico-produttive, non solo sulle professioni diciamo più manageriali, più di concetto e così via. Quindi è un mondo che è cambiato in maniera veramente incredibile. Cioè, se alle PMI, perché noi abbiamo tantissimi clienti che sono piccole e medie imprese, quasi 5 anni fa noi parlavamo di Industria 4.0 perché noi abbiamo come claim sotto la nostra ragione sociale l'Agenzia del Futuro. Ma perché? Perché vogliamo proprio fare cultura di innovazione, tanto con i candidati quanto con le aziende che ci seguono, perché riteniamo che sia fondamentale. Quando abbiamo fatto questo processo di rebranding 5 anni fa, siamo partiti da qui e devo dire che abbiamo azzeccato pienamente perché non sapevamo cosa sarebbe successo, però eravamo già pronti perché avevamo quel mindset. Ma quando parlavamo ad alcune aziende di processi 4.0 e abbiamo organizzato delle visite aziendali, li abbiamo portati a vedere, ad esempio, degli impianti di Bosch con cui collaboravamo, che erano già 4.0. Alcuni erano molto resistenti. Oggi, vuoi per i finanziamenti che sono stati messi in campo, vuoi perché il mercato stesso che gli ha richiesto di introdurre dei processi automatizzati, oggi quegli stessi clienti stanno adottando dei processi 4.0 che magari avrebbero potuto mettere in campo anche un po' prima. Riuscendo a transitare dal periodo 2020-2021 in maniera un po' più agevole, però chi non è arrivato prima arriva oggi, ma questo tema della formazione su quello che è l'automazione, quello che è il digitale, attraversa veramente un po' tutti. Perfetto, Certo, perfetto. Abbiamo ancora due domande sì. negli ultimi 10 minuti. Prego, Mauro, tocca a te. Ok, la domanda che verrà fuori nel bottom del video è lunghissima, per cui vediamo di sintetizzarla, no? Anche perché ci sono delle considerazioni che ha fatto Valerio che voglio porti, no? Un giovane interessato a entrare nel mondo del lavoro, come può farsi notare e avvicinarsi alle aziende in maniera innovativa?
andando oltre la semplice candidatura agli annunci, dando per scontato, ovviamente, tu vedi centinaia, migliaia di annunci al mese, la tua struttura, noi ne vediamo un po' di meno, ma seguendo anche noi le aziende di annunci, di curriculum, ne vediamo parecchi, e a volte vediamo dei curriculum che sono assolutamente improponibili, no? Quindi scritti in modo sgrammaticato, con delle foto che sono assurde, piuttosto, cioè, quindi partire dal basic di creare dei curriculum che siano accattivanti probabilmente è una delle soluzioni per farsi notare. Però tu che fai questo mestiere, che suggerimento daresti a... Allora, io intanto suggerirei sicuramente di mettersi in contatto con una PL, con un'agenzia come la nostra, quindi io suggerisco chiaramente risorse, però noi facciamo proprio delle attività di orientamento verso i ragazzi per consigliarli su come costruire al meglio il loro curriculum vitae. In più oggi anche qui ci sono gli strumenti come il videocolloquio piuttosto che il videocurriculum che sicuramente diventano fondamentali per dare un taglio di sé molto importante. E bisogna lavorare un po' sulla propria immagine. Bisogna lavorare sulla propria immagine perché così come nel curriculum vitae devo mettere una foto che non sia la foto magari di quando vado in palestra a fare la mia migliore performance, perché comunque quando mi rivolgo ad un'azienda, quella parte di formalità nel presentarsi serve sempre e serve anche se vado a fare il social media manager, dove magari posso avere anche un orecchino o un orecchino al naso, perché io faccio creatività totale, però nel momento in cui mi presento devo avere magari una foto appunto un po' più formale, un po' più lineare per così dire. Il fatto di presentarsi magari con un video curriculum consente di presentarsi già con quelle che possono essere delle capacità anche comunicative che oggi, come dicevo prima, sono molto 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 importanti. Quindi la forma sempre e comunque rimarrà nell'ambiente di lavoro e sicuramente la sperimentazione di nuovi strumenti digitali come il video curriculum o il video colloquio, dove sono già delle agenzie per il lavoro che magari sottopongono ai ragazzi la possibilità di fare un video colloquio che prevede di solito una registrazione di sé, un po' come noi stiamo facendo oggi questa chiacchierata, tu la fai davanti a un video con delle domande, un set di domande preimpostate a cui rispondi. E quello ci consente a noi, appunto, APL, anche di inviare ai nostri clienti una prima immagine della persona, dando enfasi a quelle che sono le sue capacità anche nel porsi. Quindi nel Bello. porsi oggi davanti a un video, che è una cosa appunto molto importante, visto poi la quantità di call. Quindi allenarsi per i ragazzi, mi piace usare questo termine, visto che siamo qui a palestra d'impresa, parliamo di allenamento, bisogna allenarsi a casa e ragazzi e non, perché comunque anche quando andiamo ad introdurre in azienda una persona banalmente di 40 anni, bisogna che anche questa persona sia capace di parlare davanti a un video e su questo ci si può allenare in maniera molto semplice anche a casa. Cercarsi Poi un ci sono. lavoro, quindi è un lavoro. È un lavoro, sì, bravissimo. Oggi devo dire che è un lavoro, per cui sicuramente appoggiandosi a un'agenzia per il lavoro si viene orientati, secondo me, molto bene in quelle che sono le logiche del mercato e poi tutti i nostri HR, tutti i nostri selezionatori orientano comunque i candidati anche prima di mandarli a fare un colloquio presso un cliente, danno tutto un set di consigli. Che sono molto preziosi su come la persona deve porsi, perché poi magari un cliente ha certe caratteristiche, un'azienda ne ha altre, quindi conoscendo molto bene gli ambienti di lavoro dei nostri clienti, riusciamo a fare delle attività di orientamento sulle persone molto molto ficcanti e precise. Grazie. Quindi l'APL secondo me diventa veramente oggi un passaggio quasi obbligato per chi cerca lavoro. Tra l'altro, colgo l'occasione per fare un plauso e un riconoscimento pubblico a Risorse SPA nella persona di Alessia e di Nicoletta Cattani, che è la responsabile di sede qui a Pavia, perché effettivamente abbiamo visto che
Risorse SPA si produce anche nel partecipare a iniziative che permettano ai giovani di farsi conoscere, di entrare nell'ottica del mondo del lavoro. Con noi, ovviamente, con il progetto Palestra di Talenti, che insieme all'Università di Pavia abbiamo iniziato dal mese di gennaio, in cui appunto Risorse SPA partecipa in qualità di partner. E anche lo Smart and Duck, che sappiamo essere uno dei vostri strumenti che permettono ai giovani di farsi conoscere alle aziende. Quindi queste sono, al di là delle parole che ci stiamo dicendo, proprio dei fatti, delle iniziative che permettono al giovane di entrare nel mondo del lavoro in una maniera differente, se vogliamo anche privilegiata sotto certi aspetti. Sì, certo, noi abbiamo creato questo format innovativo che è Smart and Duck, che è un format che portiamo in giro sul territorio italiano. Proprio domani sarò a Rimini dove abbiamo la conferenza stampa perché in questo momento Smart and Duck è sbarcato in Romagna. E cosa facciamo? Quando portiamo un evento su un territorio andiamo a creare quello che noi diciamo essere l'ecosistema perfetto. Quindi contattiamo enti e istituzioni, le università, gli ITS dei territori e quindi tutto il mondo degli studenti e poi le aziende, cercando di creare questo match, per così dire, perfetto. In che modo? Portando le aziende che partecipano al progetto a lanciare delle challenge, cioè delle sfide di innovazione agli studenti. Quindi gli studenti che vogliono partecipare a questo progetto che poi è un hackathon, il nome hackathon non è altro che sfida, no? Quindi noi facciamo 2 giornate di hackathon, dove la prima giornata i ragazzi lavorano completamente online su queste sfide lanciate dalle aziende, elaborando dei progetti. Nella seconda giornata i progetti vengono presentati e valutati da una giuria che si compone dei manager delle aziende che hanno partecipato a Smart and Duck, più alcuni professori universitari e abbiamo con noi sempre anche il top voice di LinkedIn, Filippo Poletti, che è il giornalista per eccellenza che si occupa in questo momento di mercato del lavoro su LinkedIn. Questo perché vogliamo dare ai giovani delle opportunità concrete di costruzione del network, perché oggi il network è fondamentale per chi è alla ricerca di un lavoro, e dell'opportunità di placement, perché chi vince Smart and Duck ha diritto a uno stage di 3 mesi all'interno dell'azienda di cui si è sviluppata la challenge, e poi ci sono anche aziende che mettono in campo dei premi alternativi, perché anche se non vinci l'hackathon, ma hai sviluppato un buon progetto, l'azienda può darti delle opportunità. Quindi anche in questo Smart and Duck che abbiamo in Romagna ci sono già alcune aziende che hanno parlato di opportunità aggiuntive laddove i ragazzi manifestano le loro capacità, perché non so, faccio un piccolo esempio, c'è il mondo assicurativo, anche il mondo assicurativo sta vivendo un cambiamento dei modelli e delle figure. Loro, ad esempio, ci dicono, loro appartengono al gruppo UnipolSai. UnipolSai di Bologna offre delle opportunità contrattuali della durata di 3 anni perché stanno formando delle nuove figure che definiscono welfare family o welfare business, a seconda dei mercati a cui si orientano. Quindi, se tu sviluppi la challenge di Procopio, che è questa agenzia UnipolSai Rimini Riccione, e sviluppi un buon progetto, non solo è l'opportunità di vincere l'hackathon e quindi uno stage, ma è l'opportunità di accedere anche a un contratto triennale, perché è la stessa direzione generale che oggi sta cercando figure di questo tipo. Oppure ci sono altre aziende, ad esempio c'è una grande azienda che è Ruttmann, che è da poco in Italia, un'azienda multinazionale che sviluppa piattaforme aeree e stanno cercando tantissimi tecnici, ma anche giovani da introdurre non con un'esperienza specifica, ma con delle soft skills similari a quelle di cui parlavamo prima. Cioè, oggi ci Certo. sono veramente tante possibilità. Quindi noi con Smart and Duck e insieme a Palestra di Talenti porteremo Smart and Duck anche a Pavia prossimamente. Cerchiamo di dare ai giovani delle opportunità concrete per farsi conoscere dalle aziende, delle opportunità di fare uno stage.
e delle opportunità che a mio avviso rimangono ancora più in alto come scala di priorità di mettersi in gioco, perché è quello che dicevo prima. Oggi è fondamentale per chi vuole avvicinarsi al mercato del lavoro mettersi in gioco, e mettersi in gioco su dei progetti innovativi diventa avere la possibilità di avere un faro puntato su di sé che mette in luce quelle che sono effettivamente le nostre capacità. Quindi sicuramente insieme anche a Palestra di Talenti andremo poi anche nei collegi universitari di Pavia a raccontare che cos'è Smart & Duck e a raccontare quali saranno i prossimi progetti di risorsa in questa direzione. Perfetto, È andata via perfetto. un'ora, Vale. È andata via È già un'ora. andata, ecco. Sì, è andata via un'ora, infatti ci E non mi sarebbe avete neanche offerto un caffè, vorrei dire. quella più C'è un commento che ci dice Gianni Cassone, ci sta dicendo: complimenti, molto interessante, basta mettersi in gioco. Gianni, siamo d'accordo con te, non è semplice mettersi in gioco, ma ci sono le opportunità esistono. Vale, che facciamo? Facciamo ancora l'ultima domanda dando 30 secondi per la Esatto, risposta? una risposta telegrafica anche perché diverse risposte, Le hai già date. diversi aspetti sono già emersi. Quindi l'ultima domanda è la seguente: perché affidarsi a un'agenzia per il lavoro? Quali sono i servizi che Risorse SPA offre alle aziende? Quindi in maniera telegrafica un claim per venire da Risorse SPA. 30 secondi a partire da ora, via. Allora, venite a Risorse perché Risorse è un'agenzia che osserva il valore dei propri candidati. Quindi prima parlavo di valore, per noi il valore della risorsa umana da sempre è al centro di tutti i nostri processi. Quindi noi partiamo da lì. Diamo un servizio di qualità, per cui le aziende che si rivolgono a noi riceveranno questo tipo di servizio. Siamo sul mercato dal 98 e questo credo che testimoni la qualità e l'affidabilità della nostra agenzia. Con noi ci sono aziende che lavorano veramente fino dall'inizio, quindi siamo anche molto bravi a fidelizzare i clienti e a seguirli in questi processi di trasformazione nelle loro esigenze in termini di personale. Poi quelli che sono i vantaggi dell'affidarsi alle agenzie, insomma, ormai si sanno, no? Si riducono i costi perché con la somministrazione posso utilizzare per un periodo ben definito le persone, non aumento il numero dei dipendenti, come dicevo prima, se prendo le risorse a tempo indeterminato attraverso l'agenzia, e abbatto poi quelli che sono i costi di ricerca del personale perché l'utilizzo dei portali, mettere inserzioni, cioè tutto il tema degli annunci, come vengono gestiti dall'agenzia, è un tema di costi non indifferente, perché per Certo. pubblicare su LinkedIn, per pubblicare su Indeed, per pubblicare su InfoJob, l'agenzia mette in campo dei budget oggi molto molto consistenti, quindi per avere accesso a tutto questo set di candidati che comunque gravitano intorno al mercato del lavoro, banche dati di un certo tipo, insomma, i costi, è vero, il web apre tanto, ma i costi da mettere sul piatto sono consistenti. Sono. E poi la Bene, bene. professionalità dei nostri selezionatori. Ottimo, ottimo. Grazie Alessia, è stata veramente una bella puntata, utile, interessante, ci siamo divertiti e contiamo di averti ancora con noi in altre trasmissioni. Vale, vai tu a chiudere. Aspetta che c'è un ascoltatore che dice: resta registrata questa bella diretta. Certamente questa diretta rimane registrata sia sul gruppo Facebook Gianni Cassone, sei sempre tu, sia sul gruppo Facebook Palestra d'Impresa. Resta registrata sul mio profilo LinkedIn, la caricheremo su YouTube, la condivideremo anche con te, Alessia, quindi probabilmente la utilizzerai anche Bene. tu. Quindi rimane registrata, ve la potete rivedere per 150 volte e poi ingaggiare Alessia per le vostre selezioni. Ok, Vale, chiudi tu e poi saluta Alessia per salutare tutti. Chiudo io appunto dicendo che è stato preziosissimo l'intervento di Alessia, ha dato la possibilità proprio di guardare con gli occhiali di chi cerca lavoro e con quelli di chi lo offre. Quindi un ottimo punto. Una boa attraverso,
vicino alla quale si può orbitare. Quindi non mi resta che ringraziarti, Alessia, per il tuo tempo e soprattutto per ciò che hai condiviso con noi e darti l'appuntamento sicuramente a una delle prossime iniziative che faremo insieme. Quindi Magari grazie. facciamo un allenamento in palestra d'impresa. Ah, molto volentieri, molto volentieri. Bene, Quindi grazie. grazie. Se vuoi tu. Beh, voi sottoponetemi le vostre E qui ce lo proposte. somministrerai. Se riusciamo, incrociamo volentieri le esigenze di tutti. Grazie a tutti, ciao e buona giornata. Grazie a tutti. Grazie Ciao. ragazzi, ricordatevi sempre che il nostro mantra è, Vale, dillo tu, non insieme perché non ce la facciamo. Il Insieme nostro non riusciremo mai. È sempre un hashtag, alzati e fattura, anche oggi che è martedì 3 maggio, da qui a sempre. Bello, bello l'hashtag, me lo ruberò anch'io. Andate a lavorare, ragazzi, che sono già le 9:05. Buona giornata a Buona tutti. giornata a tutti. Ciao, 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 grazie ancora Alessia. ciao, ciao.